Per quelle mappe. Quanto saranno? 100 sterline al massimo. Come può un uomo diventare ricco se dei pidocchi come Torres governano il mondo? Avete mai... lavorato in una piantagione prima? Sapete che ho in mente? Vorrei vedere l'osservatorio di cui parla il governatore. Ha detto che è un aggeggio che può trovare le persone e far vedere dove si trovano. Che idea assurda! Immaginate mia moglie con un tale potere su di me. Beh, pensate a quanto può valere quell'affare. Se lo vendo all'uomo giusto, sarò il più ricco dei pirati. Corsari delle Indie Occidentali. Ah. A più tardi, Bonnet. In quella casa c'è un saggio che devo vedere, in privato.
Fanculo. Rianca un po' fuso. Dov'è il saggio? L'avete liberato voi? Io non c'entro niente, ma avrei voluto. Conducetelo al porto. Speditelo a Siviglia con la flotta del tesoro. Un momento. Vi ho consegnato le mappe, giusto? Certo, sì. Ma non ci restituirete Duncan Walpole. Che scena indegna! Questo idiota è un uomo finito, Caroline. Inadatto alla terraferma e pure al mare. Se salperà per fare soldi, sarai tu a soffrire. Padre! Padre!
Vieni, amore. Ora tirati su. Quell'orrido verme! Si sbaglia su di me! Lo spero tanto. Tu credi in me, vero? Non mi immagini in piedi là fuori, sul ponte di una nave che entra dentro il porto. Ed eccomi, un uomo di classe. Con 1000 dobloni che mi piovono dalle tasche. Come gocce d'acqua, già riesco a vedermi. Cometela rápido. Hay fame. Che hai in mente, amico? Trovo la mia arma e rubo una nave. Che Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esta tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Ora di un soldato del coro celestiale. Ai poveracci. ¡Te vas a perder! Gesù, il mare è grosso oggi. Uragano in vista! Uragano? Cristo. Abbiamo una nave. Prendi ciò che ti serve. Ci vorrà un po'. Ci sono tanti prigionieri su queste navi. Se li liberiamo, verranno con noi. Allora questo è il piano. Liberare questi uomini e rubare una nave veloce per scappare. C'è un brigantino per questi, ma lo prendo.
escaparás tan fácilmente. ¡Quieto! ¿Intentas pasarte de listo? ¡No escaparás tan fácilmente! ¡Alto! ¡Salta de mi patria! Devi qualcosa in cambio. Navigherai con me. Ti seguirei fino all'inferno, capitano. ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, cane, tabaco. Forza, gente. Se annegheremo oggi, non sarà qui. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. Ya
qui un bel brigantino che aspetta solo noi. Una locura. Calmo. Tú, quieto. Ora andiamo sopra. Pronto.
salite a bordo! Risparmiate la voce per Davy Jones, femminucce! Tempesta in arrivo! Ha ragione! Voi levate l'ancora quanto agli altri, metà all'albero di trinchetto e metà al maestro! Via da questo uragano! Teniamo d'occhio quei galeoni, che non ci causino guai! Tranquillo, sono lenti per via del tempo! Tenetevi! Sia pure tutti gli ordini che vuoi! Si mette male qui! Sono uomini coraggiosi, si fidano di noi! Il nemico spara! Tenetevi! Tenetevi forte! Vai a ammazzare! Corto! Attenzione! La vedo! Fuoco in arrivo! Il nemico spara! Ecco, seguo! Reggetevi forte! Vorranno tempo e un prato scuro per imparare. Ci hanno preso! Tromba d'acqua! Dai alla larga da quella! Pallone a babordo! Abbiamo strappato questa nave dalle grinfie di Nettuno. Sono Edward. Molte grazie per il tuo aiuto. Adeguale.
Mai stato a Nassau, ad Eguale? Non ancora. Per Dio, che sberle che ha preso, vero? Credo che la terrò. Tutti ai posti, gente! Ce ne torniamo a casa! Deciso, Ade. La chiamerò Jack Doe. È il nome di un uccello che adoravo da ragazzino, a Swansea. Una creatura oscura, eh? Ti dà fastidio che il capitano della nave sia io? È il genere di cose che ho imparato a sopportare navigando con gente di siffatta onestà. In effetti, molti di loro non ti accetterebbero come capitano. Quale ruolo potrebbe compensare una tale ingiustizia? Sarò il quartiermastro, niente meno. Va bene. Come quartiermastro, hai pronto qualche consiglio per il novello capitano? Ci servono riposo e cibo prima di Nassau. E anche acqua da bere. E magari fare provviste e riparazioni. Ben detto, amico. Potremo cacciare. Troveremo un posto dove gettare l'ancora. Prima ho notato qualcosa nella stiva. Polvere e alcune pistole. Potrò di farmi una seconda fondina, se riesco. È un buon inizio. E ti fa ridere. Possiamo parlare un attimo delle condizioni della nave? Qualcosa non va. Questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni e ho visto cose a dir poco terribili. Un mucchio di calcatoi pronti a bruciare. E c'era una miccia ancora accesa. Cristo. E non lontano due barili di polvere da sparo, vicini come innamorati. Pronti a scoppiare alla prima scintilla. Sistemeremo tutto bene in ordine. Invece i cannoni sono conciati da buttare. Le bocche sono ostruite fino in fondo. L'esterno è corroso. Gli scovoli non hanno più peli e il cordame è così sottile che potremmo tesserlo sul telaio. Per farla breve, ci serve un equipaggiamento in buone condizioni. Non possiamo certo vincere con le grida e gli scherni. Occupati pure del tuo armamento, se credi. Ma cerca di non dimenticare la Jackdaw. No, certo. Dovremo tenere l'intera nave e la sua ciurma in piena efficienza. Prima ho notato qualcosa nella stiva. Polvere e alcune pistole. Potrò di farmi una seconda fondina, se riesco. È un buon inizio. E ti fa ridere. Possiamo parlare un attimo delle condizioni della nave? Qualcosa non va. Questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni e ho visto cose a dir poco terribili. Un mucchio di calcatoi pronti a bruciare. E c'era una miccia ancora accesa. Cristo. E non lontano due barili di polvere da sparo, vicini come innamorati. Pronti a scoppiare alla prima scintilla. Sistemeremo tutto bene in ordine. Invece i cannoni sono conciati da buttare. Le bocche sono ostruite fino in fondo. L'esterno è corroso. Gli scovoli non hanno più peli. Il cordame è così sottile che potremmo tesserlo su un telaio. Per farla breve, ci serve un equipaggiamento in buone condizioni. Non possiamo certo vincere con le grida e gli scherni. Occupati pure del tuo armamento, se credi. Ma cerca di non dimenticare la Jackdaw. No, certo. Dovremo tenere l'intera nave e la sua ciurma in piena efficienza. Bene, tutte aperte! Piegate gabbie e controvelaggi! Now let every man drink off his full bumper. Now let
Direi coltellacci! Via le gabbie di mezzana! Jolly and drown melancholy! And here's to the health! Ammainate! Ammainate! Le brizze, ripiegate i trevi! Capitano in acqua! Si è bagnato!
Salve, capitano. Trovato qualcosa? Tra desiderio e realtà c'è un oceano, sai. Però ho creato una nuova fondina. Mi manca soltanto una pistola da infilarci. Tieni. Proviene dalla stiva, avevi ragione. Poco meglio di una cerbottana. Ma va bene. Allora, siamo pronti? O dobbiamo aspettare ancora? È meglio salpare. Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà. Non c'è civiltà a Nassau. Ma è un posto come un altro per starsene allegri.